Carissime amiche, carissimi amici, buongiorno dal vostro giocherellone, ragazzi e ragazze. Qui il giocherellone va in escursione praticamente dalle zone di Pianteto. È andato, ho pensato un pochettino a fare la spesa. Veramente bellissimo, guardate qui il campanile di Pianteto con le montagne praticamente totalmente innevate sulla parte ovviamente superiore, mentre invece sulla parte ovviamente inferiore, pensate un pochettino, vi è praticamente la vegetazione. Vedete, questa vegetazione è veramente stupenda. Ragazzi, il giocherellone vi dice questo. Vi dice che qui veramente la zona è veramente bellissima, l'aria è veramente ipersalubre e soprattutto c'è una quiete incredibile. Oggi praticamente è una giornata veramente fantastica e particolare, c'è veramente di tutto e di più. Io penso che voi dobbiate venire un pochettino a visitare questi paesi della Valtellina, perché sono tutti paesi tra loro attaccati, dove praticamente c'è questo, diciamo, questa grandissima diciamo terra molto molto bella, una valle veramente incantata, pulitissima. Voi sapete, io sono praticamente napoletano, pulitissima e soprattutto spaziosissima, quindi se avete anche delle macchine di una certa grandezza qui potete praticamente viaggiare tranquillamente. Pensate un pochettino, ragazzi, veramente bello. Infatti, oltretutto qui c'è un grandissimo centro commerciale, non voglio fare ovviamente pubblicità, ma sapete qual è il grande centro commerciale di Pianteto? Veramente iperfornito, devo dire la verità, ho trovato anche da mangiare, specialità ovviamente locale, ovvero i famosi pizzoccheri, nonché addirittura la polenta taragna è fatta con la farina di mais e praticamente, pensate un pochettino ragazzi e ragazzi, con praticamente il grano saraceno, quindi stiamo parlando di alimentazione totalmente senza glutine. Guardate le montagne, ragazzi, guardate che bello, veramente fantastico e spettacolare. Guardate quel montagnone, non so di preciso il nome qui delle montagne, però devo dire la verità, è qualcosa. Guardate quella parte lì innevata, cioè per chi adora la montagna, ma soprattutto i territori diciamo io abbastanza, diciamo, salubri, molto salubri, oltretutto anche isolati, è veramente spettacolare tutto della zona. Guardate ragazzi che bello, veramente bellissimo. Io adesso praticamente me ne vado qui a piedi nel B&B dove sto praticamente alloggiando. Guardate qui sopra, guardate ragazzi, bellissimo. Fatevi i viaggi, ragazzi, i viaggi vi aprono la mente, vi permettono di conoscere anche persone praticamente nuove, realtà totalmente ben diverse da quelle spesso dalle quali praticamente provenite. Questo perché praticamente, ragazzi, perché ogni mondo è vero che è paese, però quindi ci sono delle cose ovviamente minime che sono appunto uguali, ma quello che colpisce sicuramente di più, quello che colpisce di più sono quelle piccole differenze anche locali, devo dire la verità. Ragazzi, qui stiamo, guardate qui il giocherellone dove vi porta, veramente bellissimo. Qui praticamente anche, vi ho detto, con una grande automobile potete praticamente circolare, guardate qui che bello, potete praticamente circolare senza avere praticamente il diciamo la paura degli spazi. Guardate che strada veramente spaziosissima, luogo veramente fantastico, quest'unione praticamente delle zone appunto alberate, verdi, con la parte ovviamente sopra della neve. Ovviamente si sale di quota, qui siamo a un basso livello, poi piano piano vedete come tutta praticamente la zona tende praticamente a salire. Vedete ragazzi, comune di Pianteto, molto molto bellino devo dire la parte. Qui ovviamente siamo vicino Colico, poi c'è ovviamente vicino il comune di Dubino, la frazione di Nuovo Olonio, il lago di Mezzola. E beh ragazzi, guardate qua che paesaggio, io adoro queste zone, ho lavorato anche come voi ben sapete, guardate qua ragazzi, guardate che bello, ho lavorato in Abruzzo per alcuni anni, quindi ben sapete che ovviamente adoro i territori montani. Guardate il fiume che ovviamente dalla parte alta si è scavata praticamente un percorso, veramente guardate qua che bello. Chissà in quei boschi cosa c'è, ovviamente i soliti cervi, cinghiali, lepri, falchi, aquile, pensate un pochettino, capre e capretti, c'è veramente di tutto ragazzi. Guardate qui, oggi è domenica praticamente, guardate qui che bello, praticamente bellissimo proprio ragazzi per venire, ma soprattutto secondo me anche per abitare, nel senso che
Guardate qui, signori, nel senso che secondo me, a mio parere personale, nel momento in cui venite in una zona del genere, è vero che sicuramente nel periodo autunnale o invernale c'è la neve, oppure diciamo può nevicare anche abbastanza pesantemente, però guardate quel ruscello, ragazzi, veramente stupendo, veramente meraviglioso. E beh, signori, qui stiamo parlando di altissimissimo livello qualitativo, secondo me, anche della vita. Io sono andato a quell'ipermercato enorme, pensate un pochettino, e indovinate, ragazze e ragazzi, ipermercato veramente enorme, un assortimento incredibile, roba veramente di tutto e di più. Non voglio, ripeto, fare pubblicità, però non ho mai trovato un supermercato, un ipermercato così ben, diciamo attrezzato e ovviamente disponibile. Guardate qua, ragazzi, guardate che bello da quest'altra parte qui. E beh, signori, qui stiamo parlando di una zona veramente bellissima. Tutto, ci sono tutte queste casette che spesso, sapete che ovviamente i proprietari che vanno a fare, le vanno praticamente a ristrutturare, e quindi praticamente anche edilizia che praticamente è storica e locale viene. Guardate qui, ragazzi, guardate che bello, guardate quella parte lì della montagna, no? Ma voi ci dovete venire sicuramente, anche se vi piace appunto viaggiare. Guardate, territorio veramente stupendo, devo dire la verità, ma soprattutto, ripeto, una tranquillità incredibile. Ora immaginate, per esempio, per chi proviene da me, da alcune grandi città, che cosa, tipo per esempio Napoli, Milano, per esempio, vede proprio una differenza assurda, bellissima. Oltretutto io, vi ripeto, ho lavorato in Abruzzo, la qualità della vita, dell'ambiente è proprio nettamente superiore qui. Inutile che ci giriamo intorno, ragazzi, venite in Valtellina, ne vale veramente, veramente la pena. È qualcosa, guardate qua che bellissimo territorio. Mamma mia, signori, ci voleva. Giocherellone si sposta per lavoro, per amore, per cultura, per tutto. Ragazzi, i viaggi, l'importanza, secondo me, del viaggiare. Veramente essenziale il fatto di viaggiare quando potete, soprattutto quando avete messo un pochettino di soldi da parte. Dai 18 anni a salire, io ho viaggiato tantissimo per lavoro, poi mi sono stabilizzato e adesso, devo dire la verità, questi viaggi credo di volerli fare sia per cultura che ovviamente per motivi affettuosi, voi mi capite, signori. E che dirvi, è veramente un bel territorio stupendo, Piantedo, ma da più avanti, pensate un pochettino, c'è anche la bellissima Delebio. Ecco qua, poi si sale sopra per Dubino, ancora più sopra c'è un bellissimo paesino di montagna che si chiama Cercino, ovviamente. E poi queste diciamo realtà tendono piano piano praticamente a cambiare. Perché questo? Perché ovviamente in base anche alla necessità del luogo, praticamente, come potete vedere, alla necessità del luogo, che ovviamente se si sta più in pianura, allora ovviamente potete trovare un altro tipo di urbanistica, un altro tipo, guardate queste villette praticamente con questo prato. Infatti molti proprietari, sapete che hanno il prato nella casa, e oltretutto, diciamo, il prato nella maggior parte dei casi, visto che ovviamente i robottini da prato, quelli che ovviamente vanno a fare, a mettere a posto il territorio, costano molto molto poco, sono dotati la maggior parte, vedete ragazzi, delle villette proprio dei robottini da prato. Oltretutto, come potete vedere, spesso le persone lasciano aperto diciamo il cancello proprio della casa. Questo perché c'è un bassissimo indice di furti. Persone molto molto educate, devo dire la verità. Io, provenendo da un ambiente urbano, fortemente urbanizzato come quello di Napoli, devo dire la verità, ragazzi e ragazze, la differenza si vede. Grandissima educazione anche nel passaggio automobilistico, devo dire la verità. Pensate un pochettino che addirittura, come potete vedere, alcuni proprietari qui di casa hanno addirittura degli orti cittadini, quindi viene addirittura mantenuto l'orto anche all'interno di costruzioni molto molto moderne, con pannelli solari, con, che dirvi, diciamo, queste, diciamo, vedete, guardate qui, ragazzi, è bellissimo, con ovviamente impianti ovviamente ultramoderni, veramente stupendo, ragazzi. Qui è un posto ottimo, secondo me, per vivere. E soprattutto perché, come praticamente diciamo me, è una persona altamente laboriosa. Questo perché, ragazzi, perché praticamente qui
potete praticamente farvi, anche con poche centinaia di migliaia di euro, una vera e propria, diciamo, casetta, e ovviamente andare a farvi un luogo abbastanza diciamo abitativo di alto livello, che sia ovviamente anche praticamente riservato. Ragazzi, guardate che paesaggio, giocherellone vi porta in giro per il mondo, ragazzi. Qui stiamo parlando di Antedon, provincia di Sondrio. Guardate qua la tranquillità, ragazzi, guardate la tranquillità, guardate che bello, guardate qui che bello, che paesaggio veramente stupendo. Veniteci, ne vale veramente la pena, soprattutto secondo me se non amate sciare. Guardate qui, non passa nessuno, ragazzi, bellissimo, il paradiso terrestre. Oltretutto pensate che fibra ottica qui, per quanto nella maggior parte dei casi sia un FTT home, praticamente arriva tranquillamente, un FTT cabinet, un FTTC sarebbe, arriva tranquillamente. Vabbè ragazzi, io vi ringrazio ovviamente per la visione, vi aspetto sui miei canali YouTube e di Twitch, e per dirvi, ragazzi, che dirvi, devo dire la verità, mi sono molto divertito e mi sto molto divertendo. Ovviamente nei prossimi giorni troverete sui miei canali altri video di questa fantastica, diciamo, piccola vacanza che il giocherellone si sta facendo. Guardate qui, ragazzi, guardate qui, bellissimo, devo dire la verità, meraviglioso. Va bene signori, io me ne vado nel B&B dove praticamente alloggio, e ci vediamo prossimamente sui miei canali. Ciao a tutti ragazzi dal giocherellone.